L'aumento della produzione negli ultimi anni ha portato a una pesante eutrofizzazione delle acque, determinata dalla presenza di fosforo, azoto, che sono elementi costitutivi di fertilizzanti e pesticidi. Oggi il lago di Vico è in uno stato comatoso, spiega Giuseppe Nascetti, direttore del Dipartimento di Ecologia e Biologia dell'Università di Atuscia. Queste cose Nascetti le ha dichiarate internazionale, ma le dice da tempo. E io non ho letto nessuna denuncia. Noi rapidamente saremmo solidali e attivamente con lui se dovesse accadere questo, ma non mi pare che ci sia stato questo atto di dire: beh, questo ha detto queste cose così gravi, a questo punto lo porto in tribunale. È puro terrorismo psicologico quello che viene fatto, perché la realtà dei fatti è molto, ma molto eloquente. Ragionare insieme su un modello di sviluppo che non distrugga il territorio, che non produca il coma del lago di Vico, che non produca una monocultura violenta, ma che al contempo mantenga però quella che è una vera ricchezza per questo posto. E non c'è pudore, badate, scusatemi se sono un po' brutale, ma sono abbastanza irritato dell'ultimo fatto. Io non vedo qui dove anche venire il sindaco di Gallese. Ora Gallese, come in diversi altri paesi del mio distretto, sono state fatte delle ordinanze. Noi abbiamo lavorato con questi comuni, con questi sindaci, e hanno fatto delle ordinanze particolarmente chiare e tra virgolette severe, qualcuno potrebbe dire, sull'uso dei pesticidi. Queste ordinanze in gran parte non fanno altro che mettere lì bianco su nero quello che dovrebbe essere l'applicazione della legge, quello che sta scritto nel PAN. Non è che si sono inventati nulla, hanno semplicemente detto che quello che veniva dalle direttive europee, che sta nella legge italiana, questo dovrebbe essere rispettato. In più qualche comune di questi, ma è una scelta di tutto il mio distretto, è stata quella di dire: beh, col glifosato bisogna farla finita. E così anche coi neonicotinoidi, che sono quelli che uccidono le api. Allora è arrivata a Gallese questa lettera di un ufficio legale che ingiunge al comune di ritirare l'ordinanza e chiede questa, in modo imperativo, questa cosa per due ragioni: perché c'è il divieto del glifosato e perché c'è il divieto contro questi prodotti che determinano la moria delle api. Io credo che il sindaco di Gallese, come altri sindaci, e quindi mi assumo anche io la responsabilità, abbia fatto benissimo. Sia importante declinare questo ragionamento globale, internazionale, sull'importanza dell'ambiente, sulla difesa del nostro pianeta dai cambiamenti climatici, da chi lo sta distruggendo, sia qualcosa che poi vada applicato anche qua, insomma, anche dove noi viviamo, anche dove noi studiamo, dove andiamo a scuola e dove abitiamo. Proponiamo delle alternative. Non è che siamo qui semplicemente a denunciare, proponiamo anche delle alternative. Certo, vorremmo anche conoscere qual è la situazione. Ho visto che la Toscana ha iniziato, o vuole fare, una inchiesta epidemiologica per capire qual è lo stato della salute dei cittadini. Sarebbe interessante che venisse fatta anche in questo nostro territorio. Purtroppo quello che leggo però sui giornali, io ho chiuso questa inchiesta la settimana scorsa e continuo a leggere sui giornali, però i dichiarazioni molto forti, alcune le riportate pure anche Famiano, no? C'era il sindaco di Caprarola che diceva che voleva denunciare tutti, non so se relativamente anche all'inchiesta che è uscita per procurato allarme. Io penso che invece però io invece penso che sia molto utile mettersi insieme, discutere e trovare una soluzione per un modello di sviluppo diverso. Diciamo, ci sono le alternative, non è vero? E non a caso ci chiamiamo distretto biologico.
perché pensiamo che la via biologica non sia una sorta di ritorno all'Arcadia, ma che sia la nuova forma moderna per poter affrontare il nodo di una nuova agricoltura. Il ruolo che debbano avere i giovani sia un ruolo che debbano avere un po' tutti, cioè il ruolo che hanno avuto i giovani in questi mesi, cioè quello di stimolare la società, di stimolare i governi, di stimolare gli enti pubblici, tutti coloro che amministrano il nostro pianeta fondamentalmente, perché poi non è soltanto una cosa che riguarda Viterbo, ma chiaramente il tema delle monoculture, il tema delle multinazionali che sfruttano le risorse del territorio senza lasciare poi una ricchezza sul lavorato nel territorio, è un tema che riguarda un po' tutto il mondo, tutto il nostro pianeta. A me sta veramente a cuore, come dire, avere un feedback qui dal territorio, cioè sentire voi che cosa avete da dire, sentire domande, interrogativi, critiche anche, dubbi, e cercare quindi di gettare semi per una discussione che spero germogli positivamente per trovare un futuro radioso per quella che è la produzione della nocciolicoltura nel Viterbese. Grazie. Mi devi dire quante sono nocciole a Capranica? E a Capranica su 1800 ettari, 1600 sono di nocciole.